Ciao ragazzi, sono Danilo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di uno dei riff più famosi della storia del rock, Hollow Tall Over dei Led Zeppelin. Ho deciso di fare questo video perché questo è uno dei riff più suonati di sempre, l'ho visto suonare da chiunque e molto spesso lo vedo suonare nella maniera sbagliata. O meglio, non è del tutto sbagliato, ma viene suonato in una maniera diversa dal disco originale, togliendo uno dei dettagli, secondo me, che fa la differenza in questo riff. La maggior parte delle volte viene suonato così. E voi direte, più o meno, è quello lì il riff. In realtà, questo riff non è del tutto sbagliato, ma manca un elemento che secondo me è chiave in questo riff. Prendendo la primissima parte del riff, questa, quando suoniamo la nota del re, dobbiamo fare un bending verso l'alto, così, e contemporaneamente suonare la corda vuoto di re subito sotto. Voi direte, sei impazzito, suona male, si sente benissimo che suona male. Preso fuori dal contesto, può suonare strano, ma ora vi faccio sentire la differenza. Sappiamo che Jimmy Page non è uno dei chitarristi più puliti della storia del rock. Infatti, mentre suona questa parte, la corda del re ha un vibrato molto forte e accentuato, così. Questo piccolissimo dettaglio cosa fa? Fa sembrare che ci siano due chitarre che suonano contemporaneamente. In realtà è solo lui. La traccia registrata è una sola. Ho a disposizione la traccia isolata originale, così vi posso far sentire questo dettaglio di cui stiamo parlando. Come potete sentire, sembrano quasi due tracce di chitarra diversa. In realtà è la stessa, semplicemente lui sta facendo questa cosa qui. Questo è il dettaglio principale che la maggior parte delle persone non suona quando effettua questo riff. E secondo me è tutto tranne che un semplice dettaglio. È veramente un aspetto chiave di questo riff. L'altro aspetto su cui bisognerebbe concentrarsi è la plettrata. Anche se nel disco noi sentiamo che le plettrate sono date tutte in downstroke, quindi così. Anche se dal vivo Jimmy Page non l'ha quasi mai suonata tutta in downstroke, anzi, come potete vedere da questi live, lui molte volte usa una plettrata alternata e neanche molto dritta e quadrata, da un suo groove diverso dal disco originale. Quindi in realtà sulla plettrata, se vogliamo farla come il disco, vi consiglio di usare solo il downstroke. Se invece volete suonare la versione dal vivo che lui fa, vi consiglio invece di farla alternata. Detto ciò, visto che noi stiamo cercando di ricreare esattamente il riff come è stato registrato nel disco, plettrata assolutamente in downstroke, un po' come suonare Metallica. Le ritmiche di Metallica infatti non possono essere suonate in plettrata alternata, soltanto un deficiente le suonerebbe in alternata. Lasciamo perdere, voi non avete visto nulla. Detto ciò, ecco come si suona il riff. Questo era come suonare Hollow Tall Over in maniera corretta o comunque il più simile possibile alla registrazione del disco. Inoltre volevo farvi notare questa piccola chicca. All'interno del brano Jimmy Page suonerà questo riff sempre con la corda del re vuoto, tranne in un punto che sbaglia e suona anche la corda di sol. Sentiamola. Come avete notato, si sente la corda del sol che risuona, ma dopo tutto è umano anche lui. Bene, spero che questo video possa esservi stato utile. Se avete dubbi o domande, lasciatele nei commenti sotto e io vi risponderò. Per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!